voilà, e voilà. Marinella vi dà il benvenuto ad una nuova ricetta in diretta, ma ve la ricordate la mia frase d'apertura che vi ha tenuto compagnia per tutta la stagione? State tranquilli perché tornerà poi in autunno, l'ho mandato un po' in vacanze questa mia rubrica perché non riesco a far tutto, come avrete visto sono impegnatissima con le nuove puntate che ci aspettano su Prima Antenna con Elia Tarantino, con Michele della Macelleria Ica, tra l'altro. Allora vi do degli indizi. Mi avete chiesto di realizzare nelle prossime puntate un piatto con del pesce. Piero mi ha chiesto anche qualcosa da vera siciliana, le mie origini siciliane, di fare qualcosa alla norma. C'è chi mi ha chiesto anche un piatto con delle verdure. Tranquilli, tranquilli. Insomma, ci stiamo già lavorando, stiamo già preparando una seconda puntata. Speriamo che vi piaccia. Continuate a seguirci. Ma io adesso devo salutare Fulvio e Paola. Sì, perché nel frattempo state giustamente continuando a mandarmi tutti i vostri piatti. Saluto Fulvio e Paola. Fulvio che mi ha postato i suoi spaghetti alla chitarra strepitosi, pensate con cosa li ha fatti? Semplicemente con quello che aveva in frigo, ma si fa così Fulvio, ottimo marito, insomma la soluzione migliore amore, che si fa stasera? Aprire il frigo e improvvisare. Fulvio deve dire che ci riesce sempre benissimo, tra l'altro mi ha svegliato che Paola è bravissima nel fare i dolci, i sorbetti, allora cosa aspetti Paola? La prossima volta insieme al primo mi mandi anche una bella panna cotta, un sorbetto, mi ha già mandato su WhatsApp una ricetta. Brava, complimenti, nella pausa estiva giuro che me la regalo, mi metto lì, seguo i tuoi ingredienti e me la faccio, grazie, un bacio a Paola. E poi ancora Damiano che ci ha mandato le sue tagliatelle integrali, quelle al faro con la farina Senatore Cappelli, con acciughine, con prezzemolo, con dei pomodorini, bellissime, sempre elegante, sei mister eleganza devo dire in questa stagione con i tuoi piatti. E ancora un altro bacione ad Anna Rita che ha riproposto una delle mie ricette, la ricetta in diretta, quella dei paccheri con specchi e asparagi, complimenti, direi dalla foto che ti è venuta benissimo e sicuramente sei riuscita ad accontentare tutta la tua famiglia. Che dire ragazzi, ce la possiamo fare, io vi devo salutare perché in me mille cose da seguire, a prestissimo dal primo al secondo, non mancate . We'll be right back.